Veniamo agli ingredienti. Sui pomodori, loro dicono per un chilo e 250 di coniglio, 12 pomodori. Ho esagerato, ho fatto 14 pomodori. Questi sono pomodori perini, molto molto buoni. Dopodiché un coniglio fatto a pezzi, mi raccomando, andare da un buon macellaio e fate vedere proprio un coniglio di Ischia, i cosiddetti conigli di fossa, che hanno un sapore particolare, crescono quasi allo stato brado, quasi in libertà. Non soltanto i pezzi del coniglio, ma anche dell'interiore, quindi noi dobbiamo avere come interiore a capro coniglio, poi c'è il fegato, il cuore e praticamente i reni. Dopodiché i vari pezzi del coniglio, abbiamo tolto soltanto quel po' di grasso in eccesso, ma proprio pochissima cosa. Poi, una capa raglia, quando diciamo una capa raglia intendiamo non uno spicchio d'aglio, ma proprio l'aglio intero del prezzemolo e del basilico, un po' di peperoncino, proprio due puntine di peperoncino, è di avorilla ma comunque poco. E poi, questo è il segreto della mamma di Filippo, è praticamente questa codica di prosciutto che era il banconista del supermercato mi ha dato con grande simpatia, che è buonissimo, e poi un pochettino di pancetta lardellata, ovviamente dell'olio d'oliva extravergine e poi del vino di Ischia bianco. Io ho preso la biancolella. Disponete in una terrina i pezzi di coniglio. Aggiungete anche uno spicchietto d'aglio che avete diviso in tre e continuate ad aggiungere gli altri pezzi di coniglio. Non solo i pezzi di coniglio, ma anche l'interiore e la capa. Oh, ci sono alcune persone che adorano soltanto la capa di coniglio, oppure il fegatino, questo l'abbiamo spaccato in due la testa. E poi un po' di rosmarino, questo è un rosmarino che viene dalla mortella. E poi cominciamo a mettere del vino. Ora non dobbiamo farlo marinare, tutti mi sono raccomandati, dovete soltanto, signor Domenico, dovete soltanto proprio pulire, lavare i pezzi di coniglio con il vino. Noi li facciamo stare dentro una mezz'oretta, quindi non è proprio un'autentica marinatura, ma mezz'oretta col vino così. E prendete una bella padella antiaderente, ampia, mettete un fondo d'olio, abbiamo messo un pochettino di olio di semi soltanto per la sigillatura del coniglio, riscaldatelo bene, asciugate dal vino tutti i pezzi del coniglio, anche l'interiora, così recita Pignataro. Mettete intanto a sigillare le parti più cospicue, cioè le cosce di dietro del coniglio. Poi mettete ancora le gambe anteriori con parte del costato e alla fine il tutto dovrà essere ben dorato. Utilizzate per girare i pezzi di coniglio degli strumenti di legno, non degli strumenti d'acciaio, in poche parole non lo dovete perforare, se volete coniglio, già è muro, ma così, vedete già che bel colore dorato sta cominciando a prendere i cosciotti? L'operazione, come vedete, la sto facendo con due cucchiarelle.
Oh, dopo averlo girato, ho girato ancora un'altra volta, almeno un paio di girate. Si girate bene. Nel frattempo il nostro coniglietto sta sigillando ben bene, guardate che bei colori. Il coniglio sigillato è... Eccolo qua, abbiamo sigillato il coniglio. Spegnete la fiamma e poi passate i pezzi di coniglio in un piatto, intanto a riposare un po'. Con la testa e l'interiore noi faremo un fumetto che dopo aggiungeremo al sugo. Il fumetto lo preparate così, un fondo d'olio d'oliva, diciamo per un paio di cucchiai, non di più. Aggiungete un po' di aglio. Nel fumetto dovremo mettere anche la testa va asciugata ben bene e la disponete. Qua tutto a freddo, partiremo da freddo. Aggiungete quindi all'aglio e all'olio la testa del coniglio, il fegato e l'interiore. Non dimenticate di aggiungere il rosmarino. Nel frattempo nel nostro fumetto, diciamo nei componenti del nostro fumetto, ho aggiunto 2-3 pezzettini di pancetta lardellata e proprio un pezzo piccolissimo di cotica di prosciutto crudo. Ora ci vorrebbe il tianello o tianil, praticamente quelli di terracotta, ma nutrim, per cui abbiamo pulito di nuovo questa nostra padella antiaderente ben bene e quindi iniziamo ora la vera e propria ricetta. Un fondo questa volta di olio d'oliva extravergine. Aspettate che l'olio vada a temperatura, dopodiché aggiungerete acaparaglia, il che significa proprio acaparaglia, la testa d'aglio, e poi un po' di peperoncino piccante, uriabulillo. Ecco, quindi abbiamo già calato l'aglio e il peperoncino. Girato un po' anche la testa d'aglio. Questa la dovete fare un po' imbiondire in tutte le situazioni, eh? Un'altra, vedi, fianco. E va lasciata così intera. Deve cacciare tutti i timori, adesso sparciamo, come si dice a Napoli. E ora aggiungiamo il nostro lardetto e la cotica di prosciutto. A questo punto sistemate tutti i vostri pezzi di coniglio in questo intingolone che stiamo preparando. Non abbiamo ancora sanato, aspettiamo. Come vino regolatevi con un bicchiere e quindi lo faremo in due passate. Ora metteremo soltanto mezzo bicchiere e aspetteremo che sfumi del tutto. Nel frattempo abbiamo messo sul fuoco anche agave d'interiore per fare il nostro fumetto. Anche qui un goccettino di vino e un po' di acqua. Quindi vino e anche un po' di acqua. Ecco, il fumetto lo potete anche cuocere coperto. Ogni tanto girate i pezzi del coniglio. Ecco, almeno una trentina di minuti, così. Poi passeremo a mettere il pomodoro e alla fine gli odori. Abbiamo aggiunto un altro po' di vino e ora copriamo
non proprio con un coperchio, ma con un'altra padella, in modo tale che svapori ancora il vino attraverso le fessure. Nel fumetto aggiungete un po' di pomodorini. Così. Aggiungete nel fumetto anche un po' di basilico, un po' di prezzemolo. È passata mezz'ora, 35 minuti. Cariamo i pomodorini, anche perché col sugo condiremo o i bucatini o delle pennette o dei paccheri, deciderò poi. Lasciate sempre scoperte a fiamma media. Ed ora gli odori, cosiddetti odori, praticamente il prezzemolo tagliato in modo molto grossolano. E poi del basilico rigorosamente tagliato e sminuzzato a mano. Tra poco aggiusteremo anche di sale. Ecco, ora aggiustiamo un po' di sale. Poco sale perché in realtà l'osso di prosciutto, la cotica di prosciutto è un po'. La pancetta hanno già dato abbastanza stabilità al piatto. E dopo 70 minuti di cottura, proprio 70 minuti precise, il nostro coniglio bello tirato è pronto. Quello che è importante è che questo sughetto, vedete che sarà ricavato dalla testa e dal fegato, io lo passerò nel sugo principale. Da questo pentolino, vi ricordate quello del fumetto, abbiamo tolto praticamente il fegato e la testa, poi chi sa lo magna sa magna, ma quel sughetto che è pieno di sapore viene versato sul nostro coniglio. Quindi la nostra ricetta per il momento termina qua per quanto riguarda la fase coniglio, ma continua domani per quanto riguarda i bucatini. O i paccheri, secondo me faccio i paccheri. Sì, oggi assaggio io. È saggia? Speciale. Buonissimo. Il momento tanto atteso è giunto. Ora faremo i paccheri col sugo di coniglio ai sapori di Schità. Quindi l'acqua bolle, sarà salata, tra poco caliamo i paccheri e questo è il sugo. Caliamo i paccheri. I paccheri sono belli al dente, li versiamo nel sugo. Ecco, non è importante che ci sia un po' di acqua ancora nei paccheri, aiuta un pochettino a ammorbidire il sugo. Ecco, spadellate ben bene. Normalmente qui a Ischia mettono i bucatini. A me il bucatino non è che mi piaccia molto più di tanto. Una bella spolverata di pecorino, grattugiato fresco, ancora a mescolare. E i nostri super deliziosi paccheri sono pronti per essere impiattati. Ed ecco il mio piatto. Colori meravigliosi. E me lo assaggio. A tutti comunque, buon appetito. Prima di assaggiare, quello che io voglio dire su questi piatti particolari che definirei il piatto dell'estate, c'è una ricerca abbastanza profonda, nel senso che uno si documenta in internet, vede i libri di cucina, legge tutto quello che può e poi cosa scopre? Scopre che non c'è convergenza tra tutte le fonti, cioè uno dice una cosa, un'altra dice un'altra cosa e un'altra dice un'altra ancora. Allora la ricerca diventa orale, cioè andare veramente a acchiappare le vecchiette del luogo e chiedere a loro come fanno il coniglio alla Ischita.
In realtà questa è una sorta di baricentro fra varie opinioni, della signora Assunta, della signora Carmela, della signora Lillina, insomma, varie signore che mi hanno dato alcuni consigli. Certamente alla fine poi il piatto che uno va a fare non è proprio il piatto che fa quella signora o quell'altra signora, è sempre un'altra cosa. Perché cambiano gli umori, cambia il clima, cambia la temperatura, cambia l'umidità, i sapori a volte sono troppo ispidi, ci manca un pivierno, ecco, qua non c'è il pivierno, ma a me non è che mi piace più di tanto. Allora questo è il risultato, è mo l'assaggio. Ripeto, questo per me è il piatto dell'estate. Il coniglio era meraviglioso, l'ha detto pure mia moglie, che normalmente ama molto il coniglio. A me non è che il coniglio mi faccia impazzire, ma il sugo l'ho provato una volta, è squisito. Voglio, si ferma l'orologio. E poi, quando il paccaro è bello riposato, quindi che non scotta proprio, una cosa che io amo, per ricordare quei pezzettini di cotica di prosciutto, ecco, questo è un pezzettino, ecco, le voglio veramente, vi do un voto superlativo, modestia a parte, e grazie a tutte le signore che mi hanno dato dei consigli. Questo e non lo chiamerò mai però coniglio ischitano. Coniglio ischitano ai sapori ischitano. Ischitano perché è un coniglio di fossa. Una grande biancorella e un cin cin per tutti. Qui alla prossima la ischia. Ciao ciao!